Avete favorito i truffatori, non avete tutelato i truffati. Ricordatelo, ricordatelo. Liuzzi, 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 Taita, deputato Rosato, andiamo avanti. Fiano, richiamo al regolamento. Presidente, ai sensi dell'articolo 8 e seguente. Per favore, prego Fiano. Vede, c'è una parola, Presidente, che io penso dovrebbe presiedere al suo mandato, che è quello dell'imparzialità. Cioè lei non dovrebbe prendere le parti di nessuna delle parti qui rappresentate, dovrebbe prendere la parte di questa istituzione. Ora io mi domando, esattamente lei cosa pensa quando una collega, la collega Mazzo, in sede di dichiarazione di voto a nome del suo gruppo, accusa questo gruppo, non rivolgendosi a lei e da lei mai richiamata, ma rivolgendosi direttamente a noi, dicendosi voi, e ci accusa di essere, anzi di difendere i truffatori, ovvero di essere complici di un reato, secondo lei? Questa è un'offesa che può essere permessa nel dialogo parlamentare tra gruppi o no? Perché evidentemente noi abbiamo rispetto a lei. Per favore, fate concludere il deputato. Per favore, grazie. Perché evidentemente. Perché, scusate, perché. Evidente... Deputato migliore. Un secondo. Perché... Sta intervenendo il collega del suo gruppo. Prego. Presidente, però questa cosa va risolta, perché lei ha questo atteggiamento solo quando parla il gruppo dal quale lei proviene. Lei non è il presidente del Movimento 5 Stelle, lei è la terza carica dello Stato, è il terzo rappresentante ufficiale delle nostre istituzioni. Quando accade in aula, lo dico per il suo tramite, che una collega, dovendo dichiarare la sua opinione sulla legge che andiamo votando, accusa dei colleghi di un reato, lei deve fermarla, impedirle di offenderci e di imputarci, Presidente, di essere complici di un reato penale. Io potrei elencare per il suo tramite alla collega i 7 condoni che abbiamo letto in questa manovra di bilancio, le 7 volte che questa legge aiuta coloro che non rispondono alle leggi dello Stato, che non pagano le tasse e sono premiate dalla Lega di bilancio. Ma io lo direi a lei, affronterei il nodo politico di ciò che è stato scritto in questa legge. Non mi permetterei mai, neanche per il suo tramite, di accusare dei colleghi di un reato, ed è molto grave e inficia il suo mandato, inficia e colpisce la sua imparzialità che lei non intervenga mai, mai a censurare i colleghi del gruppo dal quale lei proviene. È grave, Presidente, se ne renda conto, perché alla fine succede che lei per noi non rappresenta più un organo di garanzia. Deputato Fiano, nel mio giudizio, che è chiaramente il mio giudizio personale, io censuro tutti sempre allo stesso modo, se vanno censurati. Ci sono degli interventi a titolo personale. Iniziamo da deputata Annibali Morani. Per capirci, sul regolamento. Quali articoli? Articolo 8. Quindi per Perfetto. Capirci, Presidente. Capiamoci. Quindi lei ritiene che la parola truffatori rivolti ad un gruppo parlamentare o dei parlamentari accettabili in questa Camera, lei sta dicendo che quando una deputata accusa degli altri deputati di essere corresponsabili di un reato, per lei è una cosa accettabile? Questo voglio sapere. Deputata Morani, primo andiamo avanti, perché ho già risposto al suo collega, ho già risposto che censuro tutti allo stesso modo. Questa discussione già
è già successa qui alla Camera. Se c'è un intervento di una deputata che sta leggendo, che sta facendo il suo discorso, nel discorso io ho reputato di poter fare andare avanti il discorso della deputata. Per me cosa significa va bene? Ma cosa significa va bene? Che cosa significa va bene? Deputato Giachetti, prego. Sì, Presidente, faccio un richiamo all'articolo 59 comune del regolamento. Sì. E glielo faccio, Presidente, mi creda e la prego di credermi che quando un Presidente viene accusato di essere imparziale, io fatico, perché io, anche se lei è di un altro partito, so che quando lei sta lì ha come responsabilità principale quella di garantire la libertà della discussione in quest'Aula e la parità tra i diritti di tutti i deputati. E quindi io certe volte auspico, quando ci sono delle cose che non funzionano, che ci sia anche la possibilità magari di correggere dei comportamenti, perché questo va a onore della imparzialità del comportamento del Presidente. Perché vede, Presidente, il regolamento le affida una responsabilità specifica, perché all'articolo 59,1 recita: se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo. Lei non sfugge, non può sfuggire da una sua responsabilità. O lei afferma qui pubblicamente, ci pensi, Presidente, perché è un'affermazione importante, che un'affermazione di quel tipo è un'affermazione lecita, e allora non è che richiamo come non ho richiamato gli altri. Se lei, o lei ci dice non me ne sono accorto e a posteriori, visto quello che è stato detto, guardando il resoconto stenografico, sarei intervenuto, non l'ho fatto perché non me ne sono accorto, ci sta, e diciamo ne usciamo tutti in un certo modo. Ma se lei teorizza qua dentro che l'ha sentita questa frase e che in base a quello che le affida il regolamento l'ha ritenuta una frase non sconveniente, lei si assume una responsabilità grave, Presidente. Quindi io la prego di rifletterci, perché lei ha una responsabilità che riveste in questo momento personalmente, ma è una responsabilità di un momento importante della democrazia del nostro Paese. Non è marginale, non se la può cavare dicendo l'ho fatto con tutti. Qui c'è un'affermazione. Lei in base al regolamento poteva intervenire ritenendola, come io penso lei avrebbe dovuto fare, sconveniente. Se lei decide di non farlo, deve affermare qui che quella frase secondo lei non è sconveniente, e andiamo avanti prendendo atto di questa sua affermazione. Grazie. Deputato Giachetti, come sa perfettamente, io il mio ruolo lo interpreto come terzo e totalmente imparziale, e conosco benissimo il senso e l'importanza di questo ruolo. Durante l'intervento il soggetto non mi sembra che sia stato nominato, però è vero, il soggetto a me non sembra che sia stato nominato, quindi il discorso stava andando avanti, non c'è dubbio che guarderò il resoconto stenografico e potrò anche affermare che un comportamento o delle parole di un certo tipo che offendono gli altri parlamentari di qualsiasi gruppo politico vanno censurate, su questo non c'è dubbio. Quindi possiamo andare avanti con gli interventi a titolo personale. La collega Manzo, come noi le citavamo in diretta, ha detto quello che noi le dicevamo. Cioè la collega Manzo dichiara che il PD ha favorito i truffatori. Avete favorito i truffatori e non avete tutelato i truffati. Per chiarezza, Presidente, favorire un truffatore, cioè colui che ha una condotta penalmente rilevante, è un reato di complicità con un reato penale. Quindi in quest'Aula una collega appartenente al Movimento 5 Stelle ha accusato gli oltre 100 parlamentari del Partito Democratico di avere commesso un reato penale. Dunque ora io le chiedo, visto che immagino avrà avuto il tempo, lei e i suoi uffici le avranno fornito il testo stenografato al quale noi ci siamo richiamati in diretta, queste parole sono, oltre che calunniose, quindi passibili di
richiesta di querela per diffamazione sono secondo lei ammissibili nella dinamica politica di quest'Aula per l'opinione del Presidente super partes o no? Perché non c'è un'opzione di mezzo. O sono parole calunniose perché noi non abbiamo tutelato, favorito nessun truffatore, o non sono calunniose. Il nostro parere può immaginarlo, perché io mi sento diffamato, come recita il codice penale, perché io non ho mai favorito nessun truffatore, cioè nessuno che abbia commesso il reato di truffa. Io chiedo a lei, nello spirito dell'articolo 59, mi pare che Giachetti avesse citato questo, comma 1 dell'articolo 59, quindi la pronuncia di parole sconvenienti, se lei ritenga che questo sia l'episodio de quo citato in quell'articolo. E dico che ancora non ho controllato lo stenografico. Deputato Sgarbi, su cosa? In ordine alle considerazioni dell'onorevole Fiano. Sì, ma sul regolamento. Sì, sul regolamento ce l'ho davanti. Vorrei, in senso garantista, ricordare all'onorevole Fiano e anche a lei che esiste nella Costituzione l'articolo 68 che investe non l'immunità, come molti pensano, ma l'insindacabilità delle opinioni espresse in quest'Aula, la quale in ordine all'autodichia non può immaginare che la magistratura entri per sanzionare un deputato 5 Stelle per la difamazione. Aspetta che ti voglio dire, c'è però uno strumento che lei deve applicare, che è l'articolo 58. Se si ritiene diffamato, l'onorevole Fiano può chiedere che il deputato sia accusato di fatti che ledono, come ha detto, la sua onorabilità, e che quindi si nomini una commissione interna la quale giudichi la fondatezza delle accuse. Quindi non un tribunale, ma questo Parlamento, con lei che accusa, accogliendo la sua volontà, la sua natura di diffamato, nomina una commissione, ma non credo che occorra richiamare magistratura. Qui siamo immuni, siamo insindacabili e diciamo quel cazzo che vogliamo. Deputato Sgarbi, moderi il linguaggio, le dico solo rispetto per favore a quest'ultimo intervento. Il giurì di onore può essere sollecitato, convocato, attribuito solo se c'è una diffamazione ad un deputato specifico fatto con nome e cognome. In questo caso non è possibile.